Che Forza Nuova, un partito che tra l'altro è implicato sui massimi dirigenti, tra cui anche il leader Fiore, implicato nell'assedio del 2021 alla CGIL, non è un buon segnale, ovviamente. È un brutto segno per l'agibilità democratica di Ferrara e del paese in generale. Quando un partito che si rifà a certe idee apre una sede, non è mai un buon segnale. È anche interessante il fatto che nel presentare questa sede, Fiore abbia detto che non ha più senso la divisione tra fascismo e antifascismo e che si è addirittura arrivato a dire che la Costituzione non è antifascista perché in tutti i suoi articoli non cita mai la parola con la F. E in realtà non è vero, e questa è proprio una strategia retorica che l'estrema destra usa da sempre, quella di negare che appunto ci sia anzitutto un problema con il fascismo. E in secondo luogo che l'antifascismo non abbia più senso. Invece, secondo me, proprio per il fatto che ancora ci sono, dopo tanti anni, persone che si rifanno con una certa ideologia, dimostra che l'antifascismo è ancora una pratica da attuare e non è assolutamente vero, tra l'altro, che la Costituzione è antifascista. La Costituzione è nata dalla battaglia antifascista, una battaglia che con ogni evidenza non si è esaurita ancora adesso che siamo nel 2024. Grazie mille. Grazie a voi.